che, oddio, propositi per la notte. Che follia! Avete visto? C'è una gobba di capelli. Commovente. Ciao, buonasera. Sembro il fantasma dell'opera? Sì, vabbè, ma dai, ormai siamo abituati, no? Questo mi preparo con voi, perciò mi trucco davanti a tutti. Non vi preoccupate che adesso inizio a ristuccarmi. Vabbè, il mio mi preparo con voi è sempre una cosa molto relativa. Di solito non è una scusa per far vedere come mi trucco, di solito è una scusa per farsi due chiacchiere insieme e parlare di, non lo so, argomenti molto casuali, molto random. Così, tanto per farci un po' di compagnia. Noi non ci facciamo compagnia. Uccidi e fai volare il tempo. Di cosa vi volevo parlare? Dunque, per la verità sono tipo super mega di fretta perché devo andare al lavoro. Così ho detto, ne approfitto e faccio un video mentre mi preparo, così poi scappo a lavorare. Brava! Come state? Come sono andate queste feste? Avete mangiato come le merde? Perché io sì. Che va portato Babbo Natale, eh? Una giraffa! Sì, qualcuno potrebbe notare quel mezzo metro scarso così di ricrescita. Però insomma, dai su ragazzi, mo stata a guardar capello. Vi volevo dire che settimana scorsa sono stata a Milano. E sti cazzi! Perché praticamente a febbraio su YouTube, cioè qui, aprirà un simpatico canale dove un ciofane parrucchiere milanese, Giuseppe D'Amato, ciao caro, ci insegna insomma a rassettare queste scopette che abbiamo in testa, o almeno che io sicuramente ho. Scopiamo, spaziamo. E niente, mi ha invitato al suo programma perché evidentemente si è reso conto dello stato pietoso dei miei capelli. Effettivamente, quando ha visto i miei capelli si è un attimino inquietato. E quindi ha deciso che non era il caso di farmi una pettinatura, ma che era il caso di dargli una sistemata, perché erano molto rovinati, e quindi gli ha fatto tipo un trattamento rinvigorente, punte d'acciaio, roba così. E devo dire che, vabbè, magari adesso non sembra perché non me li so conciare figli, però devo dire che da vicino sono migliorati. Niente, quindi vi volevo dire che a febbraio mi vedete lì. Ciao! A parte questa autosponsorizzazione della mia qui presente persona, vi volevo far vedere anche un'altra cosa. Scusate, vi volevo far vedere anche un'altra cosa che mi ha regalato la mia amica Ilaria per Natale. Ed è questa meraviglia! Un kit per fare i macarons! I miei acerrimi nemici biscottini francesi che non mi sono mai venuti! E ci ho provato e riprovato milioni di volte! Ma niente da fare. E infatti, neanche stavolta ho avuto successo. Genio! Perché questo, in questo kit praticamente c'era la fantastica teglia di metallo, questa cosa utilissima che sono delle sac à poche, tasche da pasticciere, che sono usa e getta, sono di plastica, tu ci ficchi la roba dentro e poi le butti, molto utili, con un beccuccio di metallo che io ho buttato. Ma come sarebbe? Sì. L'ho lasciato nella sac à poche usa e getta, l'ho buttato tutto. Genio! Così, perché mi pensavo che pure quella era usa e getta, capito? È andata così. Bene, il mio risultato è stato questo. Ma che schifo! Una vera cacca, mi rendo conto. Come potete notare, non c'è nessun rischio che si stacchino da qui, perché l'ho cotti molto bene. È un poster questo, meraviglioso. Vassoio di macarons. Come potete vedere, la cottura è venuta una vera merda. Perché il mio forno è uno schifo, o comunque sia perché io non riesco a non far smontare gli albumi durante l'impasto. Probabilmente perché non ho una maledettissima planetaria. Quindi a mano non gliela posso fare. Infatti, come vedete, non solo sono bruciacchiati e completamente crepati sopra, oltre a essere incastonati per sempre su questa teglia, ma sono anche sgonfi. Sembrano tutte tette sgonfie. Questo penso che non dipenda dal forno, ma dall'impasto. L'ho anche staccati con uno scalpello qui sotto e li ho assaggiati. Fanno pure schifo stavolta, perché almeno l'altra volta erano brutti, però non facevano schifo. Questi fanno anche schifo! Perciò, grazie Ilaria, tu sei stata molto cara a regalarmi questo oggetto prezioso e io non gli ho fatto nessun onore. Guarda un po'. Ma comunque, che altro ve volevo dire? Ah, visto che l'anno scorso abbiamo fatto uno special video di San Valentino sulla fidanzata di merda, che ne dite se quest'anno facciamo il fidanzato di merda? Che graziosa quest'idea! Oh, ma non mi ero resa conto! Ma questo è il primo video dell'anno nuovo!
buon anno, mamma mia, oh mio Dio, 2014 è uguale come ieri, cioè, nel senso, cambiato il numero, non è che anno nuovo, vita nuova, de che. Comunque, scrivetemi i vostri propositi per l'anno nuovo. Col cavolo! Che poi, che altro vi volevo dire? Che quando sono andata a Milano per riprendere il discorso, praticamente si è creata tutta una situazione del ghiaccio, perché in pratica io sono arrivata a Stazione Centrale e sapevo che c'era sciopero dei mezzi, perciò mi avevano detto prendi un taxi. Benissimo. Esco da Stazione Centrale e vedo una pipinara di persone, tutti in fila, e dico, ma questi che stanno a fare? Dico, ma vuoi vedere che c'è qualche evento, qualcosa che io non ci so? E boh, vabbè, supero questa fila di persone e vado fuori. Dico, beh, mo, chiamo un taxi. Sai, tipo, Margana, taxi. Taxi, taxi, taxi. Sono sentita una cifra figa, no? Vado dall'altra parte di Stazione Centrale, dove si fermano i taxi, e vedo tutta sta pipinara di gente che sarà stato, non vi sto prendendo in giro, saranno stati 800-900 metri dei cristiani a fa a fila, e lì ho capito che stavano a fa a fila per taxi stavano facendo la fila per prendere un taxi, una fila di 800 metri di persone. La volete buttare in tragedia? Io ho aspettato un'ora e tre quarti, ho fatto un'ora e tre quarti di fila, che me stavo a morire di fame perché era mezzogiorno, che me stavo a piscia sotto perché facevo pipì dalla mattina alle 6, che me stavo a morire di freddo perché si gelava, e io non ti dico che me son messa in canottiera, però non me son manco messa vestita come una che deve aspettare un'ora e tre quarti in mezzo alla strada. Perciò una cosa allucinante, cioè, ma è sempre così quando c'è sciopero a Milano? Che oh, ma che, voi siete impazziti? Il prossimo milanese che mi dice che a Roma le cose non funzionano deve vedercela con me. Quindi sì, devo dire, è stata un'esperienza abbastanza raggelante. Io non ci voglio mettere più piede a Milano. Lombardi, milanesi, vi è capitato? Che cosa avete fatto? Io voglio morire. Oh, no. Ho parlato una cifra? Me sa. Allora, in ultimo, un'altra cosa che volevo dirvi e volevo fare qualche saluto. Allora, innanzitutto volevo salutare Mauro Chelevra, che è un ragazzo che lavora in una compagnia teatrale, che andrà in scena al Teatro Faranume il 9-10 gennaio con lo spettacolo E ci chiamano Matti, a cui tra l'altro Mauro era stato così gentile da chiedermi di partecipare. Poi io, vabbè, ci ho avuto il Mago de Oz, tutto un delirio assurdo, e quindi non ho potuto partecipare allo spettacolo, però li andrò a vedere, non so se ci vado il 9 o il 10, però sicuramente li vado a vedere. E lui è stato molto gentile con me e mi ha chiesto di farvi sapere che la sua compagnia andava in scena, così per creare un po' di passaparola, perché magari qualcuno piace il teatro, è interessato e ha piacere di andarli a vedere. Comunque, altre informazioni ve le lascio nell'info box. Volevo mandare un saluto anche a Sara Milani, che è una ragazza che mi segue. Ciao Sara. E volevo fare un saluto molto speciale invece a Veronica del canale Hello It's Vero's World. Cara Veronica, Chiara Ricciardi mi ha chiesto di farti gli auguri di buon anno nuovo e io lo faccio molto volentieri. Ciao Veronica, auguri. Bene, penso di aver salutato tutti. Siete contenti? Con tutti questi saluti mi sento a posta de Sonia. Ok, bella raga, sto a fare una cifra tardi al lavoro. Ecco qua, tocco finale. A posto, sono pronta, la mazza e vado. Oh, lasciatemi aperto un pezzettino, una porticina, una serranda, un comignolo, qualcosa. E mettetemi lì una garzetta, perché se non ve lascio niente, è più cattivo il carbone. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana. Viva viva la Befana. Dai, e sto arrivando. Bella.